Là, ecco. Buongiorno, buongiorno, facciamo il pieno? No, no, 5, 5. 5.000? 500. 500, ma non parte neanche. Beh, casomai mi dai una spinta. Boh. È una pulitina ai vetri, eh? Pure. Dai, spingi. No, 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 ora mo. Ciao! Bella giornata, vero? C'è qualcosa nell'aria che mette allegria, che invita alla socievolezza. No? Vabbè, ciao! È arrivato, chissà cos'altro gli è successo. Ah, senti, mi guardi un momento. Ho da fare, parla con lui. Ah, Carlo, senti, fammi il pieno di meticolo. Allora, vuoi venderla? Sì, magari. Sono ancora nei guai per finire di pagarla. Di un po', dov'è Romano? Là sotto. Ah. Romano, ciao. Ciao. Vuoi una sigaretta? Grazie. Allora, quando me lo metti a posto il parafango? Quando vuoi. Dunque, oggi non posso perché stasera non ce ne devo fare, domani è sabato. Che giorno è oggi? Beh, se domani è sabato, oggi dovrebbe essere venerdì, no? Ma no, intendevo come numero. Il 17. Mi pareva. Che hai detto? Ah, ho detto lunedì. Va bene se te la porto lunedì? No, a me va benissimo. Senti, Romano, stavo pensando, non è che potresti cambiarmi un assegno? E poi alla fine del mese, No. Vabbè, come l'ho detto. Sai, il fatto è che per stasera non so come fare. Potresti prestarmi, mi basterebbero solo 10.000 lire. Grazie. Sì. Ciao, bellissimo! Miss Lewis viene subito, signor Cervantes. Ah, bene. Vi ha procurato un'altra buona cliente, eh? Senti, Renato, stavo pensando... Senti, è una cosa... Non è che per caso potresti cambiarmi un assegno fino alla fine del mese, sai? Mi dispiace, lo sa che non sì, posso... Signor Certaldo, lei è in ritardo di 14 minuti. Buonasera, auguri, signor Certaldo. Vogliamo andare? Certo. Io vorrei andare a piedi se non è lontano. È una serata così dolce. Beh, magari a piedi è un po' dura. Bisogna attraversare mezza Firenze, capirà. E invece in macchina a quest'ora? What's the problem? Honestly, ed io scommetto che non è lontano questo appartamento. La verità è che voi italiani siete pigri, very lazy. Voi italiani non amate sport. Io scommetto che lei non fa mai sport. Come no? Che sport fa lei? Automobilismo. You see? I told you. È un sport sedentario. Beh, finché c'è benzina. Perché questo tuo amico lascia il suo appartamento? Perché ha bisogno di un appartamento più grande. È un avvocato, sa. Ma perché da un party? Ah, per... per festeggiare il trasloco. Ma lei è certo che questo appartamento mi piacerà? Sono certo che ci vivrà come una regina. È bello, sa, è una mansarda. Cosa mansarda? È una mansarda
Sì, insomma, un attico. È un posto molto alto, all'ultimo piano, ma basso. E dalla finestra poi si vede tutta Firenze. Io non ho tempo di stare alla finestra a guardare Firenze. Io ho affari qui. Business. A lot of business. Cos'è? Niente, niente. Ma tu guarda, ci mancava anche questo. Ma lei è superstiziato! Come? Ma lei è superstiziato! Io superstizioso? Non dice di no! Lei è superstiziato! Tutti voi italiani superstiziati! Ma è un povero gattino! Oh, little kitty cat! Ah, io non superstiziato, Ma come io superstiziato? Ma guarda! Ma cosa fa? Gatto! Dove sei? Vieni fuori, dai. Dai, bello, su, vieni. Ecco. Dai, vieni, su, ecco. Ah. Su, fallo per il turismo, ecco. Ma tu sei matto? Ma cosa fa? Io odio i gatti. Ma come, così carino? E poi è anche simpatico. Portiamolo con noi. Magari è capace che lui si diverte alla festa. Well, this young man is completely crazy. All Italian people are crazy. Sergio, vuoi che ti aiuti? Sì, magari. Vieni. Sì. È caldo. Non c'è niente di peggio dello champagne caldo. Guarda, sempre meglio che una ginocchiata contro il muro, eh? Questa sera non si fa altro che parlare di muri. Se continua così sbatto la testa al muro. Grazie. Porca miseria, se non ci riesco divento caldo. Bisogna essere molto calmi. Lascia provare me. Ehi, hey, ti piace? No. Sergio, sei sicuro che Luigi viene? Ma sì, sta tranquilla che viene. Grazie. Ma insomma, non c'è nessuno che dà una mano. Avanti, aiutate, forza. Aiutate, aiutate. Era tutto freddo. Freddo sono ancora più buono. Tanto abbiamo l'unico avvocato, ci penso io. Sì. Sai bene, se fosse per me le pare dare l'orgasmo. Ehi, qualcuno vada ad aprire, per favore. Vado io. Ah, un whisky, un cachet per me, un convidato per il piccolo. Dove hai preso quel giocattolo? Come si chiama? Gatto. Ma cosa c'è? Bisogna trovare un nome, no? Beh, come le sembra? Bisogna vedere il resto. Ah, venga, guardi. Dalla finestra vede tutta Firenze. Ti ho già detto che non sono interessato in Firenze. Venga a vedere il bagno. Molto grande, no? A me piacciono i bagni così, è un po' a mansarda, col tetto spiovente. Stupendo, no? Non male. Ah, le faccio vedere la cucina. Deve tenere presente che i mobili sono stati spediti, così ha l'aspetto un po' squallido, sì, è vero? Allora, porta a terra. Faccio da sola. Intanto tu mi prepari da bere, sì? Sì. Whisky sour, sì? D'accordo, sì.
Senti, c'è un successo enorme, mi piace moltissimo. Sì, ma è proprio di questo che ti devo parlare. Ah. Vieni. Che stai? Cosa? Mi dispiace. Ma scusa, come sarà devi dispiace? Sono due giorni che mi ha spopazzo per Firenze per farle vedere il tuo appartamento, adesso mi dice che l'ha già affittato. Ma che cosa dovevo fare? Quello mi ha offerto il doppio di quello che chiedevo pur di averlo. Ma chi è? Un pittore. Un pittore? Eh. Beh, ma quello ti induce la casa a una stalla. Ma no. Non conosco io i pittori. Sai cosa vuol dire avere un pittore in un appartamento? Vabbè, oh, arrangiati, te lo sei voluto. E adesso chi glielo dice la bambinaccia di là? Senza contare poi che ci facevo affidamento. Luigi, ti cambio una segna. Eh beh, minimo. Ecco il latte per il gatto. Tell you, you no good bum, tu povero disgraziato. Oh, io sapevo che ti perdevo solo tempo. No, ma guardi, no che... io vado sola. Don't follow me. Io cammino, io piedi. I'm not lazy like you Italians. Io cammino. Simpatica, eh? Beh, dunque, Miss Lewis ha detto che le dispiace molto, si scusa, ma che improvvisamente si è ricordata di avere un urgente mal di testa. No, guarda che è vero. E chi è? Non lo so, sembra un vecchio. Dai, vai. Ma se nessuno sa che sono qui, scusa. Non lo so. Ma dove è andato il gattino? Pronto? Pronto? Chi parla? Vada alla ragazza con il gatto. Pericolo. Pericolo di morte. No! Chi parla? La ragazza con il gatto. Pericolo di morte. Pronto? Pronto? Come ti chiami?
Elisa. E perché non sarei il tuo tipo? Chi lo dice? Il padrone di casa, ad esempio. E anche qualcun altro che non conosco. Sei inseguita da qualcuno? Dalla mia ombra, come tutti. Mica tanto. Una volta ho conosciuto uno così magro che per fare ombra doveva tornare due volte nello stesso punto. Ma com'è che non ci siamo mai visti prima? Credevo di conoscere tutte le amiche di Sergio. Io non sono una sua amica. Ero venuta oggi per affittare l'appartamento, ma sono arrivata troppo tardi. Sono rimasta così delusa che il padrone di casa mi ha invitata a fermarmi per la vostra festa. E tu, questo gattino? No. Lo conosco così di vista. È molto bello. Mi è venuto in braccio come se avesse scelto me in mezzo a tutte le persone che sono qui. Beh, mica scemo. E così quando ho infilato la terza... Ah! Dicevo, quando ho infilato la terza era troppo tardi. Loro dicevano di no, che il tempo di ingranaggio era normale. Io, per dimostrare il contrario, sono uscito fuori strada. Soltanto non ho potuto evitare il garage. Ah, per dimostrare il contrario dovevi proprio distruggere un'auto da 6 milioni. Fatti ci vogliono, non parole. Non dicono tutti così. Sì, ma se tutti facessero come te non ci sarebbero tante automobili in giro. E neanche tanti con laudatori. Si sono arrabbiati molto. Beh, in un primo momento si sono molto spaventati, sai. Pensavano che ci avessi lasciato la pelle. Beh, sì, è vero, c'è l'assicurazione. Però sai, un collaudatore che ci lascia la pelle sull'asfalto non è una buona pubblicità. Poi, quando si sono accorti che non mi ero fatto niente, sono andati in bestia. Mi hanno sospeso per 6 mesi dal lavoro, mettendomi al minimo di stipendio, praticamente alla fame. E allora vado avanti cambiando assegno, sino ad ogni fine del mese. Poi quando arrivano le 3 lire dello stipendio, se ne vanno tutte per pagare i debiti. Senti, ma visto che non corri in macchina, che fai tutto il giorno? Corro dietro qualche affare. Che genere d'affari? Tutti. Hai bisogno di un appartamento vuoto? Devi comprare un orologio svizzero di marca? Vuoi portare il tuo cane dal veterinario? Luigi Certaldo è a tua disposizione. Senti, non è che tu potresti cambiarmi un assegno? Hm? No, perché hai un'aria così benestante. Benestante? Ma se sono una studentessa di geologia che vive con la sua borsa di studio. E se andassimo a fare 2 passi? Ma lui? Beh, lui... lo lasciamo qui a Sergio. A lui piacciono gli animali. Dammelo. Ecco. Andiamo? Hm? Alla faccia di tutti i presenti e delle telefonate anonime. Che telefonate anonime? Senti un po'. Mm-hmm. Ma sei sola a Firenze? Non soltanto a Firenze. Vuoi dire che non hai nessuno? Per questo ti eri affezionata al gatto, eh? Era lui, sai, che si era affezionato a me. In qualche modo vi assomigliate. In che modo? Grosso modo. Un po' vaga come definizione. Siete tutte e due estranei. Estranei a cosa? Ma estranei. Dio un po', perché non mi guardi qualche volta? E perché? Per farmi piacere. E perché dovrei farti piacere? Così. Per farmi piacere. Thank you.
Senti, ti va di venire a bere una cosa da me? No. Guarda che ho un'eccezionale raccolta di francobolli di San Marino, sai. Mi dispiace, non posso. Vabbè, peccato. Un pochino. Vuoi che andiamo a casa tua? No. Cosa vuoi fare? Io ho voglia di camminare un po'. Ti dispiace lasciarmi da queste parti? Perché da queste parti? Io non abito lontano e poi ho voglia di camminare. Anche tu, eh? Ecco. Allora va bene se ti lascio qui. Grazie. Beh, potrei camminare un po' anch'io. In fondo lo fanno tutti. O vuoi proprio andare da sola? Preferirei, se non ti dispiace. Ciao. Ciao. Però mi dispiace. Non vai? Veramente non vuoi che ti accompagni? Veramente. Ma in giro sola così, di notte. Ma io non ho paura. Così. Mi ha piantato in asso. Ma se non so neanche dove abita. Senti, Sergio, non puoi rifiutarti di darmi una mano. Non ci credo. Tu sai benissimo dove abita, non me lo vuoi dire. Ma sì, ti dico. È sparita così sotto gli occhi. Vabbè, senti, vai all'inferno, eh? Non mi dici di entrare? Di un po'. Come hai trovato il mio indirizzo? È bello. Ti piace? Mi fermo solo un momento. No, ti fermi finché lo dirò io. Sono ormai venuta... sei entrato. Sono venuta a scusarmi per ieri sera. Immagino che ti sarò sembrata molto stupida. Non importa, sei scusata. Bene, allora posso andare. Ecco, vedi come sono fatto io. Io perdono sempre troppo facilmente. Guarda, ci ho ripensato, non ti perdono più. Che cosa fai stasera? Mi dispiace, ho da fare. Se ti dispiace non farlo. Ma devo. Che cosa devi fare? Le valigie. Domani parto, starò via qualche giorno. Potremmo vederci quando torno, se ne avrai ancora voglia. Cosa vuol dire per te qualche giorno? Ma un mese. Un mese? Ma un mese sono parecchi giorni, sai. Lo so. Perché parti? Ti ho detto che studio geologia. Devo andare a Volterra a preparare la mia tesi. Un momento.
Voltaire. Hai detto proprio Voltaire. No, dico, fra tutti i posti del mondo in cui potevi andare a fare la tua tesi, proprio Voltaire dovevi scegliere. È il destino. E la villa com'è? Mi piacerebbe che fosse una di quelle vecchie ville toscane. Allora vedrai che ti piacerà moltissimo, perché vecchia è vecchia e anche un po' misteriosa. Figurati che fu costruita da un mio antenato vampiro. Un vampiro? Beh, forse proprio vampiro non era, era una specie di stregone. Pare che tenesse prigioniera una ragazza, non ho mai capito bene. Insomma, è una storia che una volta girava in famiglia. Ma adesso la villa è disabitata. Non mi dirai che hai paura, dai. No, no, c'è un mio cugino, Alberto Certaldo, una delle due pecore nere della famiglia. E l'altra sono io. Sai, i miei pensano che fare collaudatore di auto non sia un mestiere abbastanza serio, così che sono un po', come dire, al bando. Mio cugino invece è al bando perché ha piantato una grana legale che non finiva più, per impossessarsi della villa e del suo museo. E alla fine ce l'ha fatta, ma ha speso tutto in avvocati. Ma dov'è esattamente la villa? Ah, in un punto magnifico, qualche chilometro prima di arrivare a Voltaire. È in una curva, sai. C'è anche una specie di piscina. Beh, una vasca con una statua di donna. Che bello. E tu è tanto che non ci vai? Anni. Ma quando ero ragazzo ci andavo tutte le estati. Volterra. Città di vento e di macigno. Sai chi l'ha detto? Oh, Gabriele D'Annunzio. È scritto su una lapide in piazza. Qual è? Quella laggiù? Eh sì, quella vicino al bivio. E che tipo di museo è? Oh, è un museo privato. La collezione Certaldo è conosciuta dagli intenditori. C'è una scala che scende giù dal salone centrale, una scala buia. Mi ricordo che da bambino mi faceva una paura. Scusa. Niente. Ma ci sono veramente dei pezzi autentici? Certo, autenticissimi. Volterra è piena di roba etrusca. Eh sì, lo so. Brrr, fa freddo, andiamo. A Volterra sono in molti ad avere la mania degli etruschi. E allora scavano, scavano come dei matti. Sono convinti che sottoterra ci sono ancora chissà quali tesori. E poi ci sono gli specialisti, i tombaroli. Mi ricordo c'erano dei miei amici d'infanzia, dei ragazzi qui della zona, che sin da bambini battevano la campagna alla ricerca di cocci etruschi. Fa proprio freddo, eh? Ma hai visto che vento? È sempre così da queste parti. E allora, tutto bene? Perché me lo chiedi? Sei preoccupato per me? No, 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 non sono preoccupato. Stavo pensando alla telefonata che ho ricevuto, niente sciocchezza. Ah, a proposito. Un attimo solo. Scusi, posso fare una telefonata? Faccia pure. Pronto, Sergio? Sono il ragazzo Luigi. Senti, indovina dove sono e con chi. Con Elisa. Stiamo andando a Voltaire. No, no, lasciami andare, dai che ho molta fretta, su. Capirai. Ti manderemo una cartolina. Ciao. Ma
Accidenti, hai visto che nevi? Così all'improvviso. Cosa diavolo? Cos'è? Non so, è sbucato il cuore. Luigi! Boh! Porca miseria, ma guarda che imbecille, quasi ci viene addosso. Ma ci è venuto addosso. Ma cosa vuoi dire? Era come trasparente. Trasparente? Ma era un cretino! Ma roba da matto. Oggi sei più taciturno del solito. Non stai bene? Certe volte mi piacerebbe sapere perché non vai a giocare con gli altri ragazzi della tua età, invece di stare qui delle ore. E poi sempre in giro da solo. Anche adesso, per esempio. È tardi. Non hai paura a tornare da solo fino a casa? Fa un freddo. È strano, non si vede nessuno. Prova a guardare là dietro. Eh? Là dietro, dove? Sì. Se tu infili la mano tra le sbarre, accanto al muro, ci deve essere qualcosa per aprire. Ma di un po', come hai fatto a immaginare? Non lo so. Mm.
A quest'ora in casa non c'è nessuno. Il personale di servizio viene soltanto di giorno. Ma lei fa veramente la restauratrice di professione? Beh, sì, perché lo trova tanto strano. No, no. È che di solito i restauratori sono vecchi, molto miopi, e col naso a becco. E comunque non ce ne sono abbastanza, dobbiamo pensarci noi volontari. Ah. Io, in cambio di vitto e alloggio, sto sistemando i pezzi della raccolta Certaldo, che è in precarie condizioni. Missione encomiabile. Per la verità non sapeva che saremmo venuti. Volevo fargli una sorpresa. Non credo che il conte Certaldo sia il tipo da apprezzare sorprese. E quando torna da Livorno? Non so, potrebbe anche arrivare da un momento all'altro. Elisa, cosa c'è? C'è qualcosa che non va? Ho l'impressione di essere già stata qui. Bene. Così non farei fatica ad ambientarti. Scusate un momento. Io sono già stata qui, ne sono certa. Tutto questo l'ho già visto. Ma non riesco a ricordarmi quando, né come. Ma tu sei stanca del viaggio. Quel quadro non stava là. Però... era su questa parete, accanto all'altra. Ne sono certa. È come se lo vedessi. Certo. C'è ancora il segno. L'ho spostato io questa mattina per studiarlo meglio. L'ho messo qui, vicino alla finestra, per vederlo alla luce. Questo ritratto è della fine del Settecento. Ma c'è qualcosa di strano. Il velo è stato dipinto recentemente. Ah, no, si sbaglia. Io venivo qui sin da ragazzo. Beh, i quadri li guardavo appena, ma questo della donna velata me lo ricordo benissimo. Ah, sì. Ah, e anche quello. Questo è Giacomo Certaldo, il vampiro di famiglia. Risavolo di mio padre. Giacomo Certaldo, detto Fabron. Era il suo nome d'arte in necromanzia. La donna non ho mai capito chi fosse. Beh, anche per via del velo. Ma lei è proprio sicuro che fosse velata? Certo, sicurissimo. Eppure questo velo è stato dipinto al massimo un mese fa. E lei, signorina, tra quelle sue sensazioni curiose, di esperienze già vissute, non ricorda niente di questo ritratto? Non mi sembra. Chi c'è qui sotto? Nessuno. In casa non c'è nessuno. Mi è sembrato di sentirmi chiamare. C'è qualcuno qui sotto. Non è possibile. In casa non c'è nessun altro. Lei deve essere davvero molto stanca. Senta, c'è sempre la stanza etrusca qui sotto. Sì. Vieni, Elisa. Ti porto nel museo di famiglia.
Hai visto? Non c'è nessuno. Qui si arriva soltanto per quella scala. Qualcuno c'era. Mi chiamava. Sembrava una voce metallica. Inumana. È un'autosuggestione. Lì, in quell'armadio, una volta c'erano i pezzi più preziosi. Beh, sì, certo, qui l'ambiente non è molto allegro. Vi faccio strada. Avete molti bagagli? Luigi, non mi sento bene. Ho bisogno di aria. E adesso come va? Bene, adesso bene. Solo che mi vergogno moltissimo. Non mi era mai successo. Ad ogni modo qualcosa di strano, di poco piacevole, l'ho sentito anch'io. Ti aiuto? Senti, che impressione ti ha fatto quella tipa, la restauratrice? Beh, ha le gambe storte e i fianchi larghi. Ma veramente non direi. Allora l'hai guardata? Guardata, l'ho appena intravista. Elisa, è successo un grosso guaio. Mi sto innamorando di te. Davvero. È la prima volta, non mi era mai successo. Ti secca. E a te? E allora, va bene qui o preferisci che andiamo da un'altra parte? No, no, va benissimo qui. Grazie. Buonasera. Buonasera. Sera. Poveracci. Si stanno chiedendo chi diavolo siamo. Belli e misteriosi. Chissà se l'oste mi cambia un assegno. Credo proprio di no. Ecco qua. Ah. Speriamo che vada tutto bene. Benissimo, grazie. Ora vi porto anche il vino. Ah, bene. Se i signori permettono,
Vorrei offrire una bottiglia del mio vino. Beh, molto gentile. Che vino? Se per questo era il miglior vino che si sia mai bevuto da queste parti. Ah. Ma questo signore me l'ha bevuto tutto. Sì, l'ho requisito sino all'ultima goccia. E me lo porto via come ricordo di Voltaire. Ma questa è l'ultima sera e non mi va di bere da solo. Perché parto? Io sono qui solo di passaggio, anche se non è la prima volta che ci vengo. Adoro Voltaire. È una delle poche città che conservi così intatta tutta l'atmosfera medievale. Eh sì. Poche città hanno questo incanto silenzioso e indefinibile. Fascino è dovunque, nelle strade, nei palazzi, negli archi, e soprattutto in quei bastioni di pietra che resistono come gli ultimi difensori di una città di morti. Parlo della necropoli etrusca, di quelle migliaia di morti da 2500 anni nascosti sotto le colline. Lasciamoli in pace i morti, signor Meccani. Mangi le sue uova. Ecco il vino. Lei sa, signorina, che per gli etruschi l'uovo era un simbolo dei misteri del mondo? Un oggetto magico che è stato trovato più volte nelle loro tombe. E in tempi più recenti, l'uovo filosofico, nel linguaggio degli iniziati era il forno degli alchimisti. Lei è molto preparato sulle uova e sul vino. Per forza, mi occupo di questo. Mi occupo di leggende. Leggende? Interessante. Sì, sto radunando il materiale per un ennesimo libro sulle leggende italiane. Immagino che conoscano il genere, storie di spettri, racconti popolari, personaggi strani. È incredibile come la gente al giorno d'oggi si interessi ancora a queste cose. E da queste parti le storie non mancano, vero? Ah, sì. In questi giorni mi hanno parlato di un personaggio abbastanza eccezionale. Un aristocratico, un conte, che verso la fine del Settecento viveva in una sua strana villa. Molto strana. Fuori Volterra. Qualcuno che era al tempo stesso un tiranno, uno studioso e un negromante. Grazie all'occultismo questo conte sarebbe arrivato addirittura a decifrare la scrittura degli Etruschi. Se è vero, ha portato la sua scoperta nell'aldilà, non mi sbaglio. Ah, no, non si sbaglia. Sappiamo ancora molto poco sulla lingua degli Etruschi. Ad ogni modo, però, il conte riuscì a costituire in casa sua, nei sotterranei della villa, c'è tuttora, lo si può vedere, una specie di cripta, un museo privato che contiene dei pezzi di notevole interesse. Si tratta di ritrovamenti tipici delle tombe etrusche nei dintorni di Volterra. C'è però, signorina, una cosa strana. Ci sono alcuni pezzi di cui nessuno finora è riuscito a stabilire con esattezza da quali tombe provengono, anche se la loro autenticità è fuori di dubbio. E come se li procurate? Anche se non vogliamo credere alle sue arti magiche, è sufficiente pensare che tutti i contadini della zona erano praticamente alle sue dipendenze. Tutto quello che trovavano dovevano consegnarlo a lui, pena la fustigazione. E peggio. Pare proprio che il conte non scherzasse. E così i contadini si improvvisavano cercatori, frugavano le tombe. Come oggi, d'altronde. Ne conosco anch'io. I tombaroli. Lei è di Volterra? No. I miei nonni, io sono su dell'Alta Italia. Quello che è certo è che il conte doveva essere un gran bel pezzo di mascalzone. Un piccolo tiranno spietato, un bieco figuro che affamava i suoi contadini. Sì, sinistra figura, il conte Certaldo. Già. Posso? Prego, si accomodi. Grazie. Permettono? Mercani. Piacere, Certaldo. Certaldo, ma allora forse ho fatto una gara. Oh, no, anzi. Guardi, mi fa molto piacere, dato che si tratta di un mio antenato. Sa, anch'io quando ero bambino e venivo qui in vacanza, ne ho sentito parlare, molto vagamente. Che fine ha fatto? Credo che nessuno l'abbia mai saputo. Certo è che non è morto nel suo letto, qualche vendetta. Tutto quello che so è che non si trova una tomba col suo nome. È il destino dei maghi, dei negromanti, sparire senza lasciare traccia. Anche la tomba di Cagliostro non è mai stata trovata.
Ad ogni modo, cara signorina, gli ultimi anni del conte Certaldo devono essere stati piuttosto agitati. Perché? Cosa è successo? Perché vennero i francesi. E il conte, che odiava ferocemente tutto ciò che sapeva di libertà e di progresso, dovette abbandonare le sue terre. Lui, che aveva perseguitato tutti coloro che avevano fama di essere giacobini, dovette nascondersi per sfuggire alla vendetta delle sue vittime. Napoleone aveva creato il regno di Etruria. Questa era l'Etruria. Alla sua caduta, Certaldo tornò. Ormai era vecchio. Tornò e scoprì che qualcuno cui aveva affidato i suoi segreti lo aveva tradito. E allora? Pare che finalmente abbia pagato il fio delle sue malefatte. Una voragine s'aprì d'improvviso sotto i suoi piedi. Ma dicono che quando la nebbia è più fitta si può ancora vedere il suo fantasma che galoppa su un cavallo nero. Andiamo via. Ho l'impressione che fuori si sia levato un gran vento. C'è. Ciao, questa è Elisa e questo è mio cugino Alberto Certaldo.